io in un certo senso mi sento molto vicino anche alla sua famiglia, perché sicuramente hanno un dolore enorme. Giulia rappresenta le donne, le ragazze che possono subire violenza. Posso solo ringraziare chi si è adoperato per le ricerche, per starci vicini. Il ricordo di Giulia sicuramente per la famiglia è ben più grande di quello che siamo riusciti a far capire a tutti quelli che ci hanno aiutato. Voi vi aspettavate una cosa del genere anche nei giorni scorsi? Sicuramente no, adesso l'unica cosa che possiamo pensare è che Giulia rappresenta le donne, le ragazze che possono subire violenza da qualcuno, quindi è giusto che si faccia attenzione. Non c'erano mai stati episodi così gravi da poter far pensare che un ragazzo potesse scaturire in questi gesti, insomma, ecco. Giulia comunque era una persona buona ed era stata vicino a questo ragazzo. Sì, ma non perché avesse notato chissà che c'è stato uno scatto, probabilmente, uno scatto che nessuno, presumo neanche i suoi genitori, potessero immaginare. Chi conosce Filippo meglio di me, che non conosco, io in un certo senso mi sento molto vicino anche alla sua famiglia, perché sicuramente hanno un dolore enorme, ancora più grande del nostro, per un figlio che hanno tirato su, immagino con tutte le buone intenzioni di far crescere un figlio sano, maturo, che si creasse in futuro una famiglia, che proseguisse negli studi, e loro avranno sicuramente. Questa è una mia opinione, insomma, sicuramente avranno un dolore che e anche una paura che il ragazzo possa essere alla fine andato a fare anche per lui un gesto poco, non sia solo in fuga, insomma, questo voglio dire.